La cooperativa Girasole questa espressione e appunto questa parte della mia commissione che ho fortemente voluto, è la prima volta che c'è una commissione stabile che si occupa di carcere nel Consiglio di zona, ce n'era stata una a tempo nella legislatura, due legislature prima. Perché io per anni ho fatto l'insegnante volontaria nella scuola superiore di San Vittore, sia per le donne che per gli uomini. Adesso appunto è cambiato il carcere, ora ospita detenuti solamente per pochi mesi in attesa di giudizio, ma prima San Vittore ospitava per lungo tempo i detenuti e c'era il tempo di diciamo, fargli prendere forse anche un diploma. E questa esperienza mi ha molto segnato perché mi ha dimostrato quanto si potesse fare per diciamo, l'educazione dei detenuti e la loro evoluzione anche in vista di dell'uscita, che il problema è il reinserimento nella società. Per cui questa Commissione Politiche Sociali ha compreso questa parte sul carcere. Il carcere che fa parte della zona 1, perché San Vittore è direi nel centro storico ed è qualcosa che negli ultimi 20 anni si è riuscito attraverso i direttori del carcere e una buonissima gestione del carcere a rendere questi muri trasparenti. Una volta quella zona in cui tra l'altro io abito era considerata una zona da evitare, c'era questo carcere che sembrava come una minaccia per i cittadini e poco per volta si è riusciti facendo entrare tantissimi volontari a renderlo proprio uno dei luoghi della città, anche un luogo simbolo, un luogo delle evoluzioni che si può dare alla pena. Dunque, politiche sociali, c'è stato anche questo cambiamento che si chiamava nelle legislature antecedenti servizi sociali, ecco, si è voluto cambiare anche con l'assessore Maiorino la terminologia politiche sociali, perché diciamo che è la parte quasi direi più importante e totalizzante questa funzione delle politiche sociali, soprattutto in questi anni di crisi. Direi che gli utenti delle politiche sociali siamo quasi tutti, non solo le categorie più deboli, più fragili, le cosiddette categorie svantaggiate, ma diciamo le famiglie, i minori, gli anziani, diciamo tutte le categorie di cui fa parte la società hanno bisogno dell'assistenza, delle politiche sociali. Anche il fatto che la società si faccia carico dei problemi diciamo, dell'evoluzione della vita. E per cui politiche nel senso, in un senso coinvolgente. E questo abbiamo cercato di fare in questi 5 anni. Non rendendo come una parte specialistica, scientifica l'assistenza a queste categorie, ma coinvolgendo tutti i cittadini. E devo dire, la parte grossa diciamo, in questi anni di lavoro è stata fatta, oltre che dai funzionari del comune e dagli assistenti sociali, che poi sono pochissimi purtroppo, dalle associazioni. Le associazioni hanno avuto un'enorme funzione, una funzione veramente importantissima, le ONLUS, le associazioni del terzo settore che si occupano di politiche sociali, praticamente sono state le protagoniste in questi anni della nostra politica e la nostra commissione, in attesa dell'inaugurazione della Casa delle Associazioni di Marsala, che appunto è una sede molto prestigiosa e bella, a pochi passi da qui, è stata inaugurata nel 2014, praticamente per 2 anni la mia commissione ha riunito nei
locali del Consiglio di zona, questa associazione, è stato fatto uno screening sulle associazioni e abbiamo praticamente le abbiamo ospitate una volta al mese, cercando proprio di fidelizzarle, e perché la casa di associazione in zona 1 è stata una conquista a cui forse non tutti credevano, perché sembrava incredibile che il comune mettesse gratuitamente a disposizione di queste associazioni, le quali dunque, si sono messe in rete, hanno cominciato a collaborare, hanno avuto degli spazi comuni per fare degli eventi. Ecco, associazioni che si occupano naturalmente di salute, di cultura, di integrazione. Ci sono moltissime associazioni di stranieri residenti e stranieri che aiutano i nuovi migranti, anche i nuovi italiani. Ci sono tantissime iniziative e questo è veramente cambiato il modo di pensare alla politica sociale, che una volta era considerata come un'assistenza dall'alto, invece diciamo, tutte queste categorie sono svantaggiate, sono diventate protagoniste. Ecco, abbiamo delle difficoltà anche a gestire questo spazio, perché è uno spazio che poi viene aperto, lasciato aperto anche nelle ore serali, quindi naturalmente c'è un'autogestione di questa casa, però per me è stata una cosa importantissima. Scusami. No, sono talmente tante le cose da dire che... abbiamo lavorato anche molto sulla prevenzione, di patologie, prevenzione del gioco d'azzardo, prevenzione sull'eccesso, l'uso eccessivo di alcol, e naturalmente appunto volevo dire che la mia commissione è legata in qualche modo a tutte le altre commissioni, perché diciamo, le politiche sociali sono piuttosto totalizzate, per cui collaborando con la commissione commercio, appunto con i problemi della Movida, abbiamo patrocinato e finanziato delle iniziative del nucleo di alcolologia per creare una prevenzione verso i giovani. C'è questo problema appunto Movida, alcol, che è molto, molto grosso, poi sono problemi che sono un po' nascosti, che sono come dei tabù. Un'altra iniziativa molto un'iniziativa importante di cui possiamo andare fieri è un bando che abbiamo fatto per poter formare delle guide per Expo, praticamente è stato fatto un bando per poter istruire dei cittadini italiani e stranieri ad accompagnare gli stranieri Expo nel centro di Milano. Ecco, è stato praticamente con un corso di storia, di comunicazione, di geografia sul centro della città, e sono usciti 30 cittadini con questa specializzazione, e praticamente questi chiamiamoli nuovi italiani hanno avuto proprio questa conoscenza del centro di Milano e un'identificazione con la città, che forse veniva vissuta come non proprio. Per cui voglio dire, il futuro che cos'è? Unire questa integrazione e la prevenzione delle patologie per vivere in un modo più civile, ma tutti insieme coinvolgendo tutte le persone. Bravo.